Professore Francesco Polopoli, siamo qua a Gezzeria per la 10ª edizione di questo premio Capo Suver organizzato dalla locale Proloco. Buonasera a tutti. Penso che eventi come questi mettono in luce, in evidenza, il valore della spendibilità di tutte quelle associazioni che sottolineano il valore formativo delle bellezze. Le bellezze, le eccellenze sono tante in Calabria, quindi il compito dell'amministrazione degli enti locali è quello di evidenziarle, perché ci possa essere una eredità negli ascoltatori o in chi prende e sussume su di sé la continuazione appunto di questa eredità. Per quanto mi riguarda, da linguista, ho prefazionato il testo del giornalista e collega Pasquale Roppa, un testo dialettale, un testo primo sul lessico gizzerodo. Ecco, Heidegger diceva che per comprendere l'uomo bisogna partire dal linguaggio, quindi sperimentazioni di questo genere vanno in direzione del recupero della memoria storica, dell'identità di un paese, e Gizzeria stasera come dire, va a chiudere il cerchio su una parte che finora era terreno inesplorato per la nostra terra calabrese e gizzeriota più nello specifico. Do gli auguri alla Proloco che si è fatta da intermediaria di questo evento e di questa organizzazione, e spero che da domani in avanti ci sia una fruttificazione di un lavoro di questo genere, soprattutto in direzione di tutti quei fiori frutti che considero la gioventù. Cioè, ogni evento ha una celebrazione massima quando è radicata nella gioventù, che come fiore appunto è speranza di frutto maturo. Grazie.